Parità di genere nelle istituzioni, sport accessibile ai disabili e leggi contro la ludopatia. Questi alcuni dei temi in forma di progetti di legge approdati oggi in quinta commissione Sanità della Regione. Dubbi fortissimi esprime il consigliere del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari sugli aiuti ai disabili per le attività sportive previsti nel progetto di legge dell'assessore Marinella Sclocco. Non si capiscono infatti i criteri di selezione e perché nelle voci ammesse ci siano l'acquisto di giornali e riviste e di coppe e medaglie senza nemmeno un tetto di spesa. Si ammettono tra le spese ammissibili, scusate il bisticcio di parole, anche quelle per riviste, quotidiani, per acquistare targhe, per acquistare coppe e quant'altro, senza impostare una percentuale. Questo che significa? Che il contributo potrebbe essere utilizzato anche solo ed esclusivamente per acquistare le targhe, le coppe o riviste, pubblicazioni, abbonamenti ai giornali. Allora io mi chiedo, se questa legge è per incentivare la pratica sportiva dei disabili, poi andiamo a finanziare cosa? Il contorno, il corollario? Ben quattro i testi di legge arrivati in commissione contro la lotta alla ludopatia, che prevedono azioni di prevenzione, terapie e limiti alla promozione del gioco d'azzardo. Toccherà fare sintesi, concordano Giorgio D'Ignazio del Nuovo Centrodestra e il capogruppo PD Sandro Mariani. Prevede informazione presso la scuola nei giovani, perché oggi la ludopatia non è età, informazione e prevenzione, poi soprattutto una battaglia forte alla pubblicità, che sappiamo, perché vediamo tutti i giorni che ci parla di vincite miracolose, in realtà questo non è, e poi chiaramente cura nei confronti di chi cade in questa dipendenza dal gioco d'azzardo. Innanzitutto si sta cercando appunto di riunire i testi di legge per fare una legge unica, visto che sono molto simili, quindi le differenze in sostanza sono quasi non rilevabili, quindi su questo si sta facendo un lavoro di crasi, di sintesi, e siamo sicuri e siamo convinti che entro breve appunto si produrrà un testo unico di comune accordo. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Lucrezio Paolini, presenta invece una norma per la parità di genere da approvare in un Consiglio regionale composto quasi interamente da uomini. È previsto che in ogni progetto di legge che questa regione, da questo momento in poi, dovesse mettere in campo, laddove, come dire, si evidenzia una questione che attiene alla questione di genere, e allora bisogna necessariamente normare questo progetto di legge e inserire quelle norme che garantiscono agli uomini e alle donne un pari accesso alle cariche pubbliche, alla retribuzione, al lavoro.